capito, Cosa Nostra l'aveva capito, e per questo l'ha ucciso. L'ha ucciso davanti alla propria moglie, perché la cadavere da Sara affacciata al balcone, e quindi ha visto mentre il killer sparava dalla finestra di fronte, è scesa giù e Ninni morì tra le braccia della moglie. Laura Castrà chiese ai condomini del palazzo di tenere i bambini, ma nessuno le ha aperto la porta. Questa è la Palermo di allora. Oggi le cose sono